Consiglio Comunale dei nuovi eletti. E do la parola al segretario per l'appello nominale. Schiano Germano. Garannante Antonio. Garannante Luigi. Della Ragione Luigi. Savoia Aniello. Porto di Carlo Simone. Grande Salvatore. Esposito Giuseppe. Porto di Etta Aldo. Giampaolo Carlo. Macillo Francesco. Castaldo Nicola. Mancino Ciro Pasquale. Schiavo Adele. Giuliano Salvatore. Rodriguez Maria. Giuliano Domenico Luigi. Schiavo Porfirio. Paolo Tiberio. Carotta Vincenzo. Tutto presente, la seduta è valida. Do la parola al consigliere anziano, il consigliere Laringe, che introdurrà i lavori di questa sessione del Consiglio Comunale e procederemo quindi agli adempimenti conseguenti. Intendo formulare i migliori auguri a tutti i consiglieri eletti e presenti in questo Consiglio Comunale. Un augurio particolare a coloro che per la prima volta siedono tra i banchi del Consiglio, in particolar modo alle due rappresentanti femminili, Maria Rodriguez e Adele Schiavo. Nonostante la lunga militanza da consigliere, oggi sento una particolare emozione a presiedere i primi lavori di questo Consiglio Comunale. Bacoli è una città. Bacoli è una città dove più che in altri si avverte una gravità di una crisi che la spinge ai margini dell'economia e dove oggi è molto avvertita una sensazione di isolamento territoriale aggravata da perenni problemi di viabilità. Si aspettano sfide importanti che richiedono grande senso di responsabilità oltre che di capacità. Se è vero infatti che siamo in piena crisi economica, è altrettanto vero che il Paese Italia attraverso una crisi del sistema. Il sistema politico oggi è estremamente disgregato. I riflessi di questa disgregazione che allontana la gente dalla politica sono evidenti nella nostra regione più che altrove, sia che si parla di destra che di sinistra. Anche a Parma non rappresenta un'isola felice al riguardo. Veniamo da ben tre commissariamenti. Le tre ultime consigliature non hanno terminato il mandato loro conferito dal popolo. La sfida oggi sarà proprio questa, ed è nelle mani del sindaco e della coalizione di centrodestra. Riuscire a garantire stabilità e coesione amministrativa per raggiungere tutti assieme i traguardi che la gente ci chiede, prima fra tutti il rilancio dell'economia e con essa dell'occupazione. Che è fondamentale, c'è una crisi di lavoro a Bacoli paurosa. Tutto questo potrà avvenire solo a determinate condizioni. Se ognuno di noi del bene comune sarà disposto a fare un passo indietro, se si evideranno personalismi e fughe in avanti su questioni fondamentali per il futuro di Bacoli senza agire di squadra.
altre parole, l'auspicio è che il Consiglio tutto, ma la coalizione vincente in particolare, riesca a dimostrare cultura di governo, senso di responsabilità e senso di dovere a sostegno esclusivo del bene della collettività, interpretando il mandato ricevuto come una missione al servizio dello sviluppo della città. Solo così si misureranno le nostre capacità di definirci classe dirigenziale. Grazie. Ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno. Elezione del Presidente. Giuramento di mando. Consistono nella convalida degli eletti che è provvedimento prodromico a qualsiasi altro adempimento del Consiglio e al giuramento del Sindaco. Quindi procediamo all'esame della deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, di cui se il Presidente mi autorizza do lettura almeno nel dispositivo e poi passeremo al giuramento del Sindaco. Posso leggere? No, volevo innanzitutto chiedo scusa e chiedevo di associarsi al dolore, tutti sapete della tragedia che è successa lunedì scorso in Afghanistan con la morte del sergente maggiore Massimiliano Ramadu e caporale maggiore scelto Luigi Picazzi. Quindi chiedevo prima di iniziare i lavori se era possibile associarsi al dolore con un minuto di raccoglimento. E quindi chiedevo a tutti i colleghi se era possibile. Va bene. Passiamo al primo punto, la convalida degli eletti. La illustrerà il dottor Pedace. La convalida degli eletti e il giuramento del sindaco. Sono due deliberazioni diverse che quindi adotteremo con diversa votazione. No, non c'è solo la persona. Allora, do lettura del dispositivo. Allora, dato atto che dal verbale delle operazioni dell'ufficio centrale, elettorale centrale, risulta che sono stati proclamati eletti quale sindaco il dottor Ermanno Schiano e quali consiglieri comunali i signori. Do lettura dei nominativi nuovamente. Laringe Giuseppe, Carannante Antonio, Carannante Luigi, della Ragione Luigi, Savoia Aniello, Scotto di Carlo Simone, Grande Salvatore, Esposito Giuseppe, Scotto di Vetta Aldo, Giampaolo Carlo, Macillo Francesco, Castaldo Nicola, Mancino Ciro Pasquale, Schiano Adele, Eliano Salvatore, Rodriguez Maria, Eliano Domenico Luigi, Schiano Porfirio, Sauro Tiberia, Marotta Vincenzo. Esaminate le condizioni dei consiglieri comunali in merito alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 69, primo comma del decreto legislativo 267 del 2000. Rilevato che dall'esame delle condizioni degli eletti nessuno ha dichiarato l'esistenza di alcuna causa preclusiva della convalida degli eletti, viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte dal sindaco e dai seguenti consiglieri comunali, tutti in ordine alla insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, visti gli articoli, visto l'articolo 5 comma 1 della legge 32 del 92, visto il parere della qualità tecnica espresso dal responsabile del settore secondo, visto l'articolo 42, presenti e votanti numero 21 consiglieri su 21 assegnati, delibera di approvare espressamente la premessa narrativa del presente atto, come se fosse qui di seguito integralmente riportata e trascritta, di convalidare l'elezione del sindaco dottor Ermanno Schiano e di ciascuno dei consiglieri comunali sotto riportati, a seguito delle consultazioni elettorali. Questo è il testo, la premessa e il dispositivo della legge. Quindi. All'unanimità.
sbattuti di mano per...